Torniamo in diretta con Tempo Reale e ci spostiamo verso San Giovanni in Marignano, in un posto molto bello, il Riviera Golf. Diamo il buongiorno al direttore delle attività sportive del Riviera Golf, Michele Bosco. Buongiorno. Signori, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Insomma, il Riviera Golf da qualche giorno è protagonista di questa bella iniziativa, il Summer Camp 2017, un'iniziativa che riguarda i più piccoli, diciamo così, ma ci spieghi di cosa si tratta? Allora, è un'iniziativa a cui ci teniamo tantissimo, quindi accogliamo i bambini dai 6 agli 11 anni che si appoggiano al Piccolo Principe, che è una cooperativa di cattolica. E tutte le mattine, dalle ore 8 alle ore 9, arrivano i bambini, quindi facciamo un'ora di intrattenimento. Dalle 9 alle 10 fanno un'ora di golf, pausa, e poi fanno un'altra ora di golf per finire alle 11 e mezza. Quindi noi ospitiamo questi piccoli cucciolotti per avvicinarli al golf, ma soprattutto per abbassare un attimo questa nomea del golf, che è uno sport di elite. Invece stiamo cercando di aprire e di andare in giro per avvicinare i giovani e gli adulti a questo sport meraviglioso che pratichiamo qui a San Giovanni Marignano. Ecco, diciamo che quella del golf come sport elitario è una sorta di pregiudizio piuttosto comune. Sì, assolutamente, assolutamente, ma ci stiamo unendo tutti quanti i circoli per cercare di abbassare questa nomea che assolutamente non è così. Noi cerchiamo di fare attività promozionali per i bambini, cerchiamo di avvicinare persone al golf che assolutamente a livelli di costi stiamo parlando come se una persona va a fare 2 settimane di sci durante l'inverno o se una persona frequenta un circolo tennis tutto l'anno, a grandi linee più o meno siamo sugli stessi costi. La gente si sta avvicinando a questo che è uno sport che, oltre insomma, ad essere uno sport, mette anche in contatto con la natura, perché insomma, abbiamo visto anche mentre parlavamo alcune immagini della Riviera Golf, ma in generale i campi da golf sono sicuramente molto molto belli e molto d'impatto anche dal punto di vista ambientale. Sì, assolutamente. Sono posti meravigliosi, dei contesti splendidi, ma poi anche per persone di una certa età, anche persone che passano i 60 anni, li vedi che arrivano, si fanno la loro camminata di 3 km tutti i giorni. Quindi sport uguale salute, quindi golf uguale salute, assolutamente, perché siamo veramente in dei contesti meravigliosi, tutti i campi da golf in Italia. E allora avete deciso di puntare proprio sui più piccoli, così magari contagiano anche i grandi. Bravissimo, bravissimo, perché loro devono dare il messaggio agli adulti. I piccoli sono la linfa vitale, credo, ma non solo per il golf, ma credo per tutti gli sport. E vi volevo anche confermare che oltre a quello siamo attivi con un'academy di tennis con Duilio Castellani, che l'abbiamo installata sui nostri 2 campi bellissimi in Terra Rossa, e l'altra chicca è il foot golf, dove spicca Ivano Bonetti, ex giocatore della Juventus e del Bologna, che ha fatto una finale di Champions League. Siamo partiti anche con questa nuova attività che è giocare a calcio sul campo da golf con delle buche più grandi. Questa è un'altra attività che sta partendo molto ma molto forte a Riviera Golf. Quindi anche su quello vi state muovendo. È una cosa curiosa, Assolutamente insomma, sì. quasi cerca di avvicinare la gente al golf passando da quello che è lo sport nazionale. Ma devo dire, quello è nato in Olanda, questo foot golf, però sta prendendo piede anche in Italia, sta prendendo piede in Italia, ci sono tantissimi calciatori di Serie A che lo stanno praticando, è diventato uno sport a tutti gli effetti perché hanno già creato un'associazione NFL dove fanno dei campionati in giro per tutta Italia, quindi a tutti gli effetti sta diventando uno sport a 360 gradi, ma soprattutto praticato da ex calciatori. La settimana scorsa c'avevo Manfredini, ex giocatore dell'Atalanta, quindi tantissimi, e poi Ivano Bonetti ha creato anche una nuova associazione che si chiama The Legend, dove si fa base qui a Riviera Golf. E mi volevo ricollegare al Summer Camp. Oltre a offrire l'attività del golf, noi offriamo l'attività del tennis e l'attività del foot golf, quindi per tutti i bambini dai 6 ai 11 anni offriamo queste 3 attività. Tornando più specificatamente al golf e ai bambini, com'è insegnare ai più piccoli? Insomma, perché insomma, i campi sono molto molto grandi, le mazze sembrano più alte dei bambini, immagino ce ne siano apposite per Allora, farlo. vi spiego la chicca, la nuova chicca che è uscita, che è una nuova attrezzatura che si chiama Snag, è un'attrezzatura che è stata concepita apposta
per avvicinare i bambini in un modo giocoso, quindi sono dei ferri da golf molto più piccoli, quindi proprio apposta per i bambini piccoli, sono in plastica con delle palline leggermente più grandi, tutti molto colorati con dei bersagli, quindi noi avviciniamo i bambini dai 6 agli 11 anni con questa tipologia di attrezzatura per poi fare il passaggio lentamente andare all'attrezzatura, quella tecnica, quella in alluminio, in grafite, quindi per portarli poi a prendere in mano i ferri da golf reali. Ha un grande successo questo snag perché il bambino si avvicina in un modo giocoso a questo sport che assolutamente lo reputo uno degli sport più difficili del mondo perché è molto tecnico. Inventando questa attrezzatura è molto più semplice perché il bambino si innamora molto più facilmente di questo sport. Uno sport molto tecnico, uno sport anche molto di testa, diciamo così. Assolutamente sì, sei arbitro di te stesso, quindi giochi contro te stesso e giochi contro un campo, quindi sicuramente lo reputo uno sport dove devi avere un self-control, devi essere sempre molto concentrato. Io sono giocatore di golf e me ne rendo conto che appena hai qualcosa per la testa fai veramente fatica a giocare. Anche perché in quel silenzio che di solito caratterizza anche un po' i campi immersi nel verde, il fatto che la mente vada un po' via anche dedicandosi ad altro è sempre lì dietro l'angolo. Ma assolutamente sì, però poi quando si fa dell'attività agonistica sicuramente nel golf bisogna essere estremamente concentrati, però l'esempio dell'America è che tutti i manager fanno riunioni sui campi da golf, parlando, chiacchierando di lavoro, quindi può essere anche praticato in un altro modo, in un momento di aggregazione, è logico, giocando con dei concetti un attimo più leggeri e giocando in un modo sicuramente molto più tranquillo. Insomma, anche per rilassarsi, per passare una Bravissimo, buona, una bravissimo. mezza giornata, una giornata intera immersi nel verde e cercando di fare buca. Assolutamente sì, assolutamente sì. Michele, grazie per averci spiegato Grazie a un po' come voi. funzionano anche questi sistemi di apprendimento per i più piccoli. Speriamo che siano sempre di più quelli che si avvicinano a questa bella specialità. Grazie, buon Spero lavoro. che il messaggio arrivi a tutti, vi aspettiamo a braccia aperte a Riviera Golf. Buona giornata a tutti quanti.